Waikuu, e ben ritrovati dal vostro Andrei Cronturo su Pokémon Ultra Sole! Nello scorso episodio abbiamo affrontato Max del team Magma e abbiamo visto che Ivan, insieme a Max appunto, se ne sono tornati nel loro mondo. E mentre Guzman tiene impegnati questi due scagnozzi del team Rocket, noi andiamo a sinistra sperando di trovare, o perlomeno io spero di trovare, Cyrus del team Galassia. E questi giochi quando sono qua, questi ragazzi a me fanno impazzire sti livelli con quelle giravolte e cose varie. Allora, vediamo un po' come funziona. Prendiamo questo, voglio prendere lo strumento. Mi piacciono questi tipi di questi puzzle da risolvere così, molto semplici, semplici all'acqua di rose. Va bene, il primo è andato, il primo livello, perché non era tanto difficile. Ho detto che le reclute affronto solo quelle obbligatorie perché non c'ho la sbatti di affrontarle. Io col team Rocket ho già dato. Ok, e prendiamo questo allora. Come ho detto, voglio provare a prendere anche tutti gli strumenti. Eccolo qua. Ah no, ho sbagliato. Volevo andare qui, sì. Che poi ti manda qua giù che non c'è un pannello. Alla fin fine. Ah, ho sbagliato io a premere. Accidenti, ma mi ha portato direttamente su questi, senza che io avessi tempo di un attimo di reagire. Vedi? Diceva in automatico se prendi proprio il pixel che appunto ti porta lì, in quel punto specifico. Tipo, ecco, vedi, io stavo andando indietro, invece mi ha fatto andare avanti. Proprio, purtroppo, ma il computer agisce a blocchi, non agisce magari a tasselli come succedeva nei vecchi giochi, agisce a blocchi, il che è una penalizzazione enorme per un gioco del genere, dove devi essere piuttosto preciso. Pokémon non è che richieda chissà quanta precisione, però insomma un minimo ci vuole. Ok, ora andiamo qua sopra che siamo arrivati, ma prima c'è uno strumento da prendere. Come ho detto, voglio cercare di prenderle tutti. PS su, ottimo. Questo, nulla, andiamo allora. Bene, abbiamo anche altri due allenatori qui, che è un altro motivo per il quale evito di affrontare le reclute che non sono obbligatorie. Lo ribadisco ancora una volta e penso di poter lasciare Mankey davanti. Non mi preoccupano più di tanto questi due. Male che vanno un Mach oppure un Pokémon volante, un Golbat, uno Zubat, questi così. Che giramento di testa arrivare fin quassù, eh? Una bella lotta ti schiarirà le idee. Ma questo è quello che dici tu. Yeah! Recluta Rainbow Rocket! Ecco! Oppure Hypno! Hypno, fino ad ora quelli che ho incontrato non avevano attacchi psico? Mi pare? Premonizione, Giga Impatto. La mossa più forte. E se andassi con picchiaduro? Guarda, finora. Lasciamo perdere, va, lasciamo perdere. Evito di commentare. 3, 5 e 6. Non è bastato. Secondo me non fa l'attacco di prima. Perché ho letto qualcosa con Psico, ma non ho letto bene perché ero troppo impegnato a incazzarmi del fatto che è un attacco psichico. Andiamo sacro! Beh, penso di fare una buona predict comunque sia. Vediamo un po' se la predict è buona. Psycho Shock. Allora, con sacro andiamo con inseguimento. Tanto per finirlo senza usare notte sferza. Potevo andare anche con beccata, però ho voluto proprio fare il super efficace per essere proprio sicuro di mandarlo KO. Battipiedi come un bambino. E adesso tocca a me. Forse non saremo più forti di te, ma abbiamo la superiorità numerica. A meno che tu non abbia 7 Pokémon, hai ragione. Se ti riferivi a 2. Se ti riferivi al fatto che eravate tu e il tuo compare, non conta perché ora sei da sola. Ok. E qui un'altra cosa che non va bene. Prepotenza di Arbok. Mikem mi riduce l'attacco ed è un po' una chiavica. Ah, potrei mandare Ramona per resistere al veleno. È meglio mandare Slyla.
Magari si prende la tossina, ma non importa, non importa. Wow. Wow. Eccolo là. Ti pareva? Già iniziamo a fare effetto il veleno, eh? Bravi, bravi. Quanto odio questa... questa cosa che a fine turno agisce il veleno, la bruciatura. Ma accidenti, è tanto bello era prima che... nei vecchi film della seconda gen agiva all'inizio del turno. E non alla fine. Ed era tutto diverso, era totalmente diversa la cosa. Però, oh... le due pietre taglio sono andate a segno, quindi va benissimo. Ottimo lavoro. E non... ma dai, ma perché 20... ma più di 20 punti saluti mi hai tolto prima? Non era 12? A parte che un Pokémon come lui 22, forse era. Vabbè, non so, andiamo al sacro, non so chi mi manda contro. Non ho idea di chi abbia. Ma vabbè, chi voleva essere? O lui o Raticate. Andiamo con potere Z, facciamo notte sferza, buco nero del non ritorno. Così dovrei mandarlo KO. Non mi tentennare, eh. Non tente... bravo. Ora mi viene da pensare... Cyrus! Che Pokémon ha? Dialga? Palkia? Entrambi? Arceus? E tu chi sei? Non sembri uno del team RR. Mi chiamo Cyrus. E ho una domanda per te. Il mondo in cui mi trovo ora è il mio nuovo mondo? Non saprei. Avverto in te una forte determinazione a proteggere quello in cui credi. Ne deduco che nemmeno questo è il mondo che cerco. Usando il potere dei Pokémon che controllano il tempo e lo spazio, ho creato un mondo perfetto in cui non esiste lo spirito. Ma sono stato risucchiato da una grande ombra e gettato in un mondo sconosciuto. Che cos'è quello? Un Pokédex. Oh, sembra che in questo mondo anche nei Pokédex. Interessante. Il Pokédex Rotom aiuta gli allenatori. Aiuta. E così anche tu possiedi uno spirito? È troppo tardi comunque. Non posso più fermarmi ormai. Eliminerà lo spirito. Una cosa vaga e incompleta anche a questo mondo. Lo renderò un mondo perfetto. Folle. Nessuno potrà interferire con la mia giustizia. Calmo e composto, Cyrus. Mi piace. Non a caso è il mio secondo cattivo preferito. Era una Master Ball quella? O una Mega? Spero che fosse una Mega, perché una Master Ball, zio. Datti una calmata a catturare Pokémon con le Master Ball. No, male che va mi brucia. No, wow! Un po' di fortuna gira allora. Un po' di fortuna gira. Ancrow. Lascio lui, lascio. Anche me lo butta giù, cosa che accadrà. Non mi importa, non mi importa. Deve buttarmelo giù. Wow, ragazzi, attenzione, era attacco. Va bene, va bene, va bene. Va benissimo, anzi. Vedete che ho fatto bene. Ora però, cosa farà contro Slyla? Nulla. Perché vado di Rocciotomba. Weavile. Cambia Pokémon con Weavile. Mando Ramona. Dato che sto vedendo il tempo di registrazione, sto quasi a 11 minuti. Direi che faccio anche la lotta contro Elisio, credo a questo punto ci sia. O Kekis.
Gekis può essere considerato un vero cattivo? Gekis voleva solo liberare i Pokémon, però controllandoli. È un po' un controsenso, però va bene. Ah, ok. Accidenti. Ah no, ricarica totale! Ah. Attacco rapido. Vabbè. A questo punto anche andava KO, va bene uguale. Mandoliopop che può prendere praticamente qualsiasi cosa Weavile abbia. E vado con Forza Lunare, che è super efficace. Dato che è buio ghiaccio. Ok, Weavile se n'è andato. Ora chi mi manda contro? Crobat. Crobat. Oddio, veleno. No, rimango. Contro veleno volante, sempre Forza Lunare, che è super efficace. Ah no, poco efficace. Giusto. Vento gelato? So benissimo che vento gelato è debole e non può fare molto. Oppure lui mi manda KO con velo in croce. Ah, ok, e pietra taglio. Voglio mandarlo proprio via più velocemente possibile. Senza ovviamente missare, eh. Grande, grande. Vai. Ora chi ha? Dialga. Ah, probabilmente quindi in Ultra Luna a Palkia. Mando un attimo. Dunque, è Drago Acciaio. Ora revitalizzo Ramona e faccio Tossina. E lo avveleno. Però andiamo un'altra volta in stallo con Revitalizzante? No. Vabbè, facciamo una cosa. Fragortempo. Se non sbaglio, con Fragortempo deve stare buono per un turno dopo, no? Il che mi dà la possibilità di revitalizzare un altro Pokémon, oltre a fargli Tossina. Che ricordo, Tossina ha effetto perché Ramona ha corrosione come abilità. Che avvelena anche i Pokémon acciaio. Dialga deve ricaricarsi. E io a questo punto revitalizzerei. Non ho un revitalizzante max, vero? No, non ho un revitalizzante max. Ma lo uso su Leopop perché c'ha canto effimero che si può trasformare in Sinfonia del Mare. Però è forte, Dialga, eh. Mandiamo un po'. Avrei paura a mandare il Leopop così un po' scarico. Mando Zacro e ricarico Leopop. Lui fa Fragortempo, probabilmente, e deve stare buono per un turno. Proviamoci. A fulmine, bene. E vai. Ah no però! Io ho forza lunare! Che è di tipo folletto! Ed è super efficace contro il drago! Ti prego resisti, ti prego resisti, ti prego grande! Sì! Mangiati questo, Dialga! Contro l'acciaio e folletto non è molto efficace, dannazione! Però attenzione! All'attacco speciale diminuito. Ma io ho iperpozione che. No, non mi fa ricarica totale. Fammi fare ricarica totale che è meglio. Almeno ricarico fino a 199 invece che 159. Quei 40 punti salute in più possono fare la differenza. No, no, non si sa mai, non si sa mai. Ma con fulmine, ma con attacco speciale diminuito. E fa tanto l'attacco speciale diminuito. E va KO! Dai così! Dai così! E ora andiamo a spodestare anche l'altro. L'altro scalzapip di là. Vai. Mamma mia, come sto gasato. Perché riesce a stabilire un legame emotivo con i Pokémon? E come riesce a trasformare questo legame in forza? Non lo vedi? Andrea è buono con tutti i Pokémon. Capisco. Non temere, Rotom. Non farò niente al tuo mondo. Tornerò al mondo perfetto che ho creato. Ma prima, eccoti la chiave. La gala chiave, la ricordate la gala chiave? Beh, io sì.
Posarò il dispositivo sulla parete alle mie spalle. Aprirà la porta a specchio. Se vi avessi incontrato prima, chi lo sa, forse le cose sarebbero andate diversamente. Aspetta, ma non devo andare ad affrontare anche Elisio? Ah, forse portava da entrambe le parti allora. La galachia, il primo piano. No. Aspetta allora, fammi andare a curare prima da Lilia. Ok, andiamo, vediamo che altro ci aspetta qui. Oh. Ah. Ok. Premiamolo. Ottimo. Premiamo anche questo. Ok, ottimo. Ah! Beh, è interessante, Interessantino questo piccolo puzzle qui. Questo... No, aspetta. No, indietro, dai. Questo qui è interessante e mi sembra anche abbastanza facile risolverlo. Allora, andiamo qui. Ah, cavolo, c'è quello che guarda. Ah, ok, allora, aspetta. No, non voglio affrontare... No, vabbè, affrontiamolo allora a sto punto e via. Ok, non è tanto complicato. Allora, ah, porca miseria. Volevo prendere l'oggetto. Allora, calma. No. Giriamo questo. Ah, è vero, c'è solo la schiena e pulsante. Ecco. Premiamolo. Premiamo anche questo, ok. Potrei già andare. Ma voglio girare questo, voglio girare. No, non è così. Devo girare questo. Premere questo. Poi premere questo. Venire qui. Premere un'altra volta questo. Eccolo qua. Ripremere questo. No, aspetta. Ah no, va di là, ok allora. E via. Vabbè, dai, era facile, dai. Oh, 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 un altro leggermente più complicato. No, prima facciamo un'altra cosa allora. Prima girati tu prima. E te ne vai lì. Ok. Poi te ti giro di qua. E vai via lì. A questo punto giro questo. Prendo l'oggetto. Poi a te ti rigiro di qua. A te ti rigiro pure a te. A te ti rigiro pure a te perché il mio vocabolario è molto vasto. Revitalizzante Max. Curiamo un attimo Slyla che ha preso un po' di punti danno. E via contro gli altri due scagnozzi. Ha detto questo tizio, sarei anche riuscito a sfuggire allo sguardo dei Miao, ma non al mio. No, è che tutti li affronta per forza. Il gioco dice così. E cambiamo un po' Pokémon, accidenti ragazzi. Ogni volta è una chiave che con affronta sti tizi. E è andato! Mi tocca ricaricare i Pokémon, ma poco male, poco male. Entriamo. Oh 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 oh. Dunque saresti tu l'intruso. Io sono Elisio.
Avevo appena attivato l'arma suprema per spazzare via tutti gli sciocchi che non avevano aderito alla causa del Team Flare. Ma proprio in quel momento sono stato avvolto da una luce accecante e mi sono ritrovato in questo mondo. Poco importa dove mi trovo, la mia missione non cambia. Voglio una vita piena di bellezza, senza guerre e senza ruberie. Dietro di me ci sono due pulsanti. Uno ti permetterà di proseguire, l'altro attiverà l'arma suprema e distruggerà il mondo. Scegli quale vuoi premere. Credo fermamente che i prescelti siano coloro che hanno la capacità di cambiare il futuro. Ti metterò alla prova. Sarai tu a decidere se risvegliare l'arma suprema o lasciarla nell'oblio. E chi ha giocato Pokémon X e Pokémon Y sa quello che succede, a differenza del pulsante che si preme. Non succede nulla. A quanto pare, non sei tu il prescelto. Distruggerai tu stesso il mondo che avresti voluto proteggere. C'è ancora un po' di tempo prima che l'arma suprema entri in funzione. Premendo l'altro pulsante potresti ancora fermarla. Ma ovviamente io non me ne starò a guardare. Dovrei sconfiggermi prima. A quale futuro stiamo andando incontro? Quello che desideri tu o quello che voglio io? Saranno i nostri Pokémon a deciderlo. La differenza è che non cambia nulla. Sempre la stessa cosa succede. Vado con Zuffa per fare tanti danni. Oh! Grande, grande Monkey! Grandissimo! Ah, non ci provo. No, rimango con lui, dai. Lo faccio andare KO. Sarebbe inutile cambiare. Possibile che abbia Veltal? Perché ho scelto rosso? Può anche essere. No, evita pietrataglio. No, dai! Che sfiga! E vabbè, Psychic Coach resisto, poi da Haunchcrow, insomma. Haunchcrow è buono come attaccante speciale, ma non è tutto quanto sto granché. È buono, ma non eccelle. Pyroar rimango tranquillamente. Che poi la differenza tra Pyroar maschio e Pyroar femmina sono i capelli. I capelli, la criniera! La criniera! Non i capelli, mamma mia. No, mi è venuto da dire capelli perché pensavo ai capelli di Elysia, a quelli di Pyroar che sono uguali. Allora mi è venuto in mente i capelli, da dire capelli. Invece la criniera. Praticamente Pyroar femmina ha la criniera liscia. Ha una chioma fluente e liscia. Mentre Pyroar maschio ha la chioma, la criniera da re. Come è giusto che sia. Il leone è il re. Oh, Gyarados! Ha un Gyarados. Eh sì, devo mandare lui per prendere il danno. Oh! Che mi faccia la mega! Che mi faccia la mega! In X e Y lui ha la mega di Gyarados, appunto. Revitalizzo Slyla per sicurezza. Oh! Vai! Vai! Grande! Ah, pietrataglio! Oh! Beh, è normale, sì, in effetti non è che debba stupirmi che ha pietrataglio. Su un Gyarados è normale pietrataglio, eh? È standard. Ma il problema sorge ora. È più veloce, Slyla! O Gyarados? Mega evoluto. 176. Posso ancora buttarlo giù. Con gli altri Pokémon, intendo. Però devo purtroppo fare ricorso al potere Z. Se resisto e se sono più veloce. Più veloce, baby! Vai così! Alla grande, alla grande!
Mamma mia, ha resistito! Ah! Ah! Sono più veloce perché appunto con 171 l'Ikarok autospeedava Gyarados, quindi con Drago Pulsar. Con Drago Pulsar volano. Volano. Toh! Magnete questo, magnete. A parare le pecore pure tu. Ma io lo stallo. Io lo stallo, il maledetto. Oh, ho 119 ricarica totale, biatch. Ed eccolo giù. Mamma mia, ragazzi, non sapete quante volte Salazar mi ha parato il culo. Asirnias. Quindi folletto. Ah. Folletto puro mi sembra che sia. Vado con un'altra ricarica totale, voglio vedere che fa. Voglio vedere che attacco può farmi contro un altro tipo folletto come il mio. Forza lunare! E fa male! E fa male! No, io questa la perdo. Io questa la perdo. Ho un maxi, ho un revitalizzante max. Ramona? Che contro il folletto resiste? E vado con Tossina, ci provo? Accidenti, ragazzi. Mamma mia, se Ramona mi salva il culo anche stavolta. Proprio best Pokémon ever. Solo se sono più veloce. Non ho idea di quanto sia veloce Xerneas. Io ho catturato i Veltal. E vai! E vai! Dicevo, ho catturato Yveltal su Y e su X. Xerneas l'ho catturato. Ma non ci ho mai giocato con lui. Non l'ho mai allenato. Non ho mai fatto nulla. Ok, ed ora. Ora si spalmano 12. No, 10 revitalizzanti. O ne ho di meno. Oh, ne ho 9. Accidenti. È fatta, è fatta! È fatta! Yeah! Nel tuo cuore brucia fuoco degli ideali! Continua così! Grazie, caro, grazie. Quindi è questa la forza di chi vuole proteggere quello a cui tiene. Ho capito. Puoi premere l'altro pulsante. Premiamo. Eccolo là. Eccolo là. Avete capito ora? Hai protetto il tuo mondo fermando l'arma suprema. Ora puoi proseguire nella tua missione. Se avessi incontrato prima un allenatore come te. Forse anch'io, chissà. No, non sarei cambiato. E non cambierò mai. Finché ci sarà anche solo una possibilità di rendere il mondo un posto più bello, il mio obiettivo resterà invariato, anche a costo di sacrificare la maggior parte di ciò che esiste adesso. Mi sta finendo il fiato. Oh, boy! Ok.
Guarda, Andrea, la porta specchio si è aperta e il teletrasporto è attivo. Sapevo che ce l'avresti fatta, lascia che rimette in sesto la tua squadra. Forza, andiamo! Eh sì, noi andiamo, ma nel prossimo episodio, Coach! Io, come sempre, vi ringrazio per aver seguito anche questo video che spero vi sia piaciuto. In descrizione il link per Twitter e Instagram. E domani affronteremo Giovanni, il leader del team Rainbow Rocket. Vi ricordo di iscrivervi al canale nel caso ancora non foste iscritti. E noi ci vediamo nel prossimo video. Bye bye!